responsabile del Technology Foresight da Arma Swiss Science e Tecnologia in Svizzera. Mi occupo di anticipare le tecnologie e i loro effetti a un orizzonte di, diciamo, di superiore ai 20-30 anni, quello che normalmente è fattibile, certo. Noi proviamo a capire un ambiente tecnologico, di trovare, cioè di capire cosa va a cambiare soprattutto queste nuove tecnologie in riferimento a quello che facciamo oggi. Certamente andranno a fornire maggiori svantaggi, però nello stesso tempo proviamo pure a anticipare i danni o i cambiamenti forse un po' più negativi che potrebbero risultare. La tecnologia è anche, diciamo, offre cambi su due aspetti. Uno lavora sul miglioramento di un prodotto o di un modo di fare che grazie alla tecnologia viene fatto di solito più facilmente o con più possibilità. Nello stesso tempo, nuove tecnologie possono anche offrire nuove potenziali, nuovi modi di fare che prima non esistevano, e in questo si parla più o meno di tecnologia dirompente. Però dirompente è pure un termine molto di uso, molto hype in questi tempi, che possono essere dirompenti per varie cose, in vari modi, o per la tecnologia stessa, se ricordiamo l'arrivo dell'iPhone rispetto al telefono normale, o modi di fare completamente radicale, se prendiamo forse la robotica anche in forma forse non immediato, aiutando chirurghi a praticare operazione in una maniera completamente diversa, con strumenti diversi, allenandosi diversamente sia con la realtà virtuale o con la realtà aumentata, con sensori che permettono di sentire sulle mani gli organi, i vari organi, e tutto questo nuovo modo di fare è stato reso possibile grazie alla tecnologia. Questa tecnologia però nello stesso momento ha effetti forse anche un po' più negativi, o che sono difficili da cogliere direttamente, che se l'essere umano aumenta le sue capacità, nello stesso momento diventa dipendente di questa tecnologia, e possiamo chiederci se è resiliente abbastanza, se domani senza questa tecnologia riuscirà a fare certe cose e non diventa succube di tutti questi cambiamenti o miglioramenti percepiti adesso portati con queste tecnologie.